Siamo con Michele Coppola, in rappresentanza dei Vigili del Fuoco, perché siete tornati da questa spedizione in Emilia-Romagna. Come sappiamo, è avvenuto questo alluvione. Ci racconti com'è stata, com'è andata questa situazione particolare per voi? Sì, è stato un evento climatico molto, molto importante, un evento avverso molto importante appunto che ha colpito la Romagna, la zona soprattutto di Ravenna. Hanno esondato molti, molti fiumi, hanno rotto gli argini e quindi si è creata una situazione di grande allagamento. E siamo partiti con le nostre colonne mobili, con dei moduli di medio pompaggio, con gli idrocostumi, con appunto i nostri mezzi anfibi per dare supporto alla popolazione e ai vigili del fuoco dell'Emilia Romagna, insomma. Un po' tutti i pompieri di tutti i comandi d'Italia ci siamo riversati lì in queste zone colpite dall'evento calamitoso. Siamo stati lì noi dal 19 al 24 di maggio. Abbiamo dato il cambio ai ragazzi sempre di Civitavecchia che si sono trovati in prima battuta proprio appunto appena è successo l'evento e ci siamo ritrovati ad affrontare numerosi pompaggi di tanta acqua e soprattutto tanto fango che il fiume ha riversato nelle città. Nelle città, nelle zone di campagna che sono state flagellate, rovinati raccolti, il bestiame messo in serio pericolo e lì non ci siamo risparmiati, abbiamo lavorato molto appunto per ripristinare, cercare di ripristinare al più presto possibile una situazione dignitosa per far rientrare nelle proprie abitazioni il popolo, soprattutto faentino. Noi eravamo dislocati a Faenza. Il nostro territorio di competenza era tra Ravenna e Faenza, lavoravamo in quel raggio. E nulla, all'inizio abbiamo aiutato le persone con i nostri gommoni, appunto con il mezzo anfibio, ad uscire da casa. Chi era impossibilitato veniva aiutato con la consegna di generi di primo soccorso, di generi alimentari e medicine. Poi ci siamo occupati, come ho detto prima, dello svuotamento dall'acqua al fango di appartamenti, cantine e molte, molte opere di verifica di stabilità, perché la violenza dell'acqua, oltre che a inondare, appunto, riempire tutti gli appartamenti e abitazioni, ha anche messo a dura prova la staticità di alcune costruzioni. È E invece come avete stato. visto le persone che hanno affrontato questa sfortuna? Magari c'è anche chi ha perso tutto, la propria casa, i propri affetti e anche tante costruzioni. La cosa che ci ha toccato più nel profondo era vedere la vita di queste persone, di questa gente riversata sul marciapiede. Passavamo con le nostre jeep, con i nostri mezzi di soccorso tra accumuli di macerie, di mobili, e lì da padre mi veniva in mente che comunque in strada c'erano tutti i lavoretti dei bimbi, ne so, anni di fotografie, i mobili, soprattutto i mobili. Poche parole, la vita di una famiglia strappata da dentro le proprie abitazioni e riversata sul marciapiede, poi in seguito purtroppo buttata via con le ruspe e portata a discarica. Questo è stato un po' l'impatto morale che è stato un po' difficile da affrontare, però abbiamo trovato una popolazione molto propositiva, non stavano a piangersi addosso. È gente che si è subito rimboccata le maniche e aiutavano, cioè spalavano come potevano, cercavano di, ovviamente, perché di ritornare al più presto a una sorta di normalità. Siamo stati anche aiutati, c'è stata tanta movimentazione di persone, di volontari, di ragazzi che giovanissimi, armati di pala e stivali, aiutavano. Non si risparmiavano, insomma, stavano con noi, cercavano di dare conforto e un aiuto propositivo appunto al più possibile.